Oh, alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Dio del cielo, alleluia. Oh, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore dei Signori, alleluia. Siamo qui ai tuoi piedi, Signore, per adorarti. Alleluia. Siamo qui per glorificarti. Alleluia. Santo, santo. Santo. Oh, santo. 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 Eserciti, oh alleluia, oh Signore, nostro Dio, degli eserciti. Siamo qui davanti a te, Padre. Oh, alleluia. Per stare in contatto con te, Signore. Per prendere da te nuove forze. Alleluia. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vogliamo bere dalla sorgente dell'acqua della vita. Oh, Signore. Nostro Dio. Degli eserciti, oh Signore, nostro Dio, degli eserciti, alleluia. Padre, grazie, ricevi la gloria, ricevi l'onore, la maestà, Signore, alleluia. Spirito, Padre, rinnova i nostri cuori, ristora l'anima nostra, Signore, alleluia, parla i nostri cuori, alleluia, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, alleluia, nel nome di Gesù. Nel nome di Cristo, il tuo unigenito figliuolo, in Cristo ho la vittoria. Oh, alleluia, in Cristo abbiamo la forza. Amen, amen, alleluia, non venire meno.
Oh, Chiesa di Cristo, non ti scoraggiare. Alleluia, fratello, sorella, dichiara la vittoria nel nome di Gesù. Alleluia. Piega le tue ginocchia ai piedi del Signore e avrai la vittoria. Alleluia, perché chi si umilia sarà innalzato, dice l'Eterno. Oh, alleluia, vogliamo umiliarci, vogliamo piegare le ginocchia davanti al Padre, vogliamo dire: Padre, ho bisogno di te. Aramai kerri masuri beshea terebe kendaraba sokotoi keremeisia. Oh, alleluia, vogliamo umiliarci. Alleluia, vogliamo prostrarci davanti alla potenza di Dio. Alleluia, nel nome di Gesù. Prendi forza, fratello, sorella. Rafforzami. Amen. In Cristo. Spirito. Alleluia, alleluia. Dio vi benedica. Non fallirò. Oh, alleluia. Se tu prendi il comando, rafforzami. Spirito di Dio. Ti adoro, Santo. Alleluia. Davanti al trono della grazia prendo potenza. Alleluia. Ricevo potenza. Solo tu dacci vita, dai senso alla mia vita. Solo tu dai senso ai giorni miei. Amen. Senza te ti adoro, Gesù. Non so cosa. Alleluia. Senza di te dove me ne andrei? Spirito Santo, Signore Gesù Cristo, sei il pane della vita. Saziaci. Spirito Santo, oh, alleluia, alimentaci con la tua parola. Rafforzami, riempici con la tua parola. Spirito Santo, Signore, ci prostriamo dinanzi non a te. Fallirò, oh, alleluia. Tu prendi il comando. Alleluia. Rafforzami. Sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei. Senza di te cosa farei? Amen. Prendi forza, alleluia, Chiesa. Alleluia, solo tu, sì, Signore, dai senso alla mia vita. Solo tu dai senso ai giorni. Alleluia, nel nome di Gesù. Alza le mani, alleluia. Grazia ogni giorno, dove me alleluia, ci rinnova, Spirito Santo, alleluia, alleluia, Signore, ti amo, Spirito Santo, gloria a te, lascio ogni peso, rafforzami, lascio ogni cosa, Spirito ai tuoi Santo, piedi, non fallirò, tutto ai tuoi piedi, se alleluia. Tu prendi il comando. Rafforzami, Spirito di Dio, a camminare. Non voglio essere io. Signore, ti adoro, alleluia. Che sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi. Alleluia, Santo, Santo. Sa di te cosa farei. Alleluia, ricevi gloria. Amen, alleluia. Solo tu. Alleluia. Dai senso alla mia vita, solo tu dai senso ai giorni miei. Amen, alleluia. Senza te, alleluia, alleluia. Non so cosa fare. Diciamo insieme al Signore: Gesù Cristo, sei la nostra forza. Alleluia, Signore. Spirito Santo, sei la nostra vittoria. Alleluia. Ti adoriamo, Gesù. Spirito Santo. Amen. Gloria, gloria al nome del Signore. Forza mi. Alleluia. Spirito Santo. Non fallirò. Se tu prendi il comando. Oh, gloria al Signore. La forza mi. Amen. Spirito di Dio.
nome di Gesù, nel nome di Cristo, nel nome del Signore, alleluia. Solo tu dai senso alla mia vita, solo tu dai senso ai giorni miei. Senza te non so cosa farei, senza di te dove me ne andrei. Spirito Santo, ti adoro, Spirito Santo. Oh Padre, ti adoro. Alleluia, ti ringrazio, alleluia. Voglio mandare grida di gioia davanti a te, Signore. Vogliamo mandare gridi di gioia davanti a te. Vogliamo gridare di gioia all'ombra delle tue ali, come diceva il salmista, Dio eterno di gloria e di potenza. Oh, alleluia, vogliamo proclamare la tua grandezza, la tua maestà, la tua misericordia. Oh, alleluia, Signore, nel nome di Gesù. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Oh, ramai keita matashore bakia. Oh, areme keia sea, vogliamo glorificare il nome del Signore, colui che è la vera luce, alleluia. Innalziamo il nome del Signore. Glorifichiamo il nome del Signore. Ringraziamolo perché Egli è con noi, Egli è vicino a noi. Alleluia, Padre. Oh, Tiriache Beshai de me, ti ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio, Cristo. Ti ringrazio, alleluia. Alleluia. Ho sbagliato ancora verso te. Grazie, Dio, che ci ristori. Alleluia.
giorno ci liberi, Signore, grazie, che ogni giorno ci ristori, ogni giorno ci rinnovi, alleluia, alleluia, ci rifugiamo in te, Padre, ci aggrappiamo a te, Padre, oh, alleluia, 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 Signore, ti ringraziamo in questo prezioso momento, Signore, che possiamo stare in tua presenza, possiamo stare ai piedi tuoi, Signore, possiamo bere dalla sorgente cristallina, Signore, quella sorgente di acqua pura, quella sorgente di acqua viva. Grazie che possiamo bere, Signore, oh, gratuitamente dell'acqua della vita, Signore, per questo ti ringrazio. La mia anima ti loda, Signore, sono riconoscente dei tuoi benefici, alleluia. Grazie per la tua misericordia, grazie per la tua bontà, la tua fedeltà, che vale più della vita, Signore, vale più di tutte le ricchezze di questo mondo che passa, Signore, ma la tua grazia, la tua parola dura in eterno. Ti ringrazio, Padre. Alleluia, 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 ancora in questo momento, Padre, vogliamo accostarci alla tua parola con un cuore umile, Signore, con un cuore desideroso di ascoltare, Signore, la tua voce, di imparare da te. Alleluia, Signore, vogliamo stare, Signore, ai tuoi piedi, Padre, nel nome di Gesù, per ricevere quel sano insegnamento che tu hai preparato per noi, Padre. Ti ringrazio nel nome di Gesù, grazie, nel nome di Gesù, e dichiaro libertà. Dove lo Spirito di Dio c'è libertà, alleluia, c'è gioia, amen, alleluia, c'è forza, nel nome del Signore, alleluia, alleluia, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, alziamo le nostre mani a te, o Re dei Re, Signore dei Signori. Grazie, Padre. Alleluia, alleluia. Benedici ogni fratello, ogni sorella. Ancora in questo momento, Signore, spandi la tua benedizione sul tuo popolo, Signore, sui tuoi figli, sulle tue figlie. Alleluia, vivificando ogni cuore nel nome di Gesù, alleluia, rinnova ogni cuore, Padre, per la gloria di Gesù Cristo, l'amato tuo figlio, amen, amen, e gloria a Dio, oh, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, l'Eterno, il Glorioso, il Maestoso, Dio vi benedica, carissimi. Amen, ancora in questa giornata, gloria a Dio, vogliamo continuare nelle nostre riflessioni bibliche, così come lo Spirito Santo ci sta guidando, vogliamo continuare sul Salmo 95, amen. Voglio rileggere, gloria a Dio, dal verso 7, amen, Salmo 95, verso 7, alla gloria del Signore. Amen. Dice così la parola di Dio. Alleluia, poiché Egli, cioè Dio, è il nostro Dio. Il Signore è il nostro Dio. E noi siamo il popolo del suo pascolo. E il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono e mi misero alla prova, anche se avevano visto le mie opere. Fratelli, quanto è pericoloso tentare Dio, pur avendo visto le sue opere. Tentare Dio vuol dire, come fece quel popolo che era uscito dall'Egitto,
ma loro nella loro ribellione e nella loro confusione, nel loro smarrimento, trovandosi nel deserto, loro iniziarono a mormorare, fratelli, contro Dio e contro Mosè, e loro iniziarono a lamentarsi, ad avere dei pensieri che davanti a Dio non erano graditi. Perciò, se noi vogliamo essere veri adoratori, noi non possiamo mormorare. Amen. I veri adoratori non possono mormorare. Vogliamo dare un titolo a questa riflessione ancora. I veri adoratori non possono mormorare. Israele, pur avendo visto le opere del Signore, pur avendo visto il braccio potente dell'Eterno che li liberava dall'Egitto, pur avendo visto il Mar Rosso aprirsi, gloria a Dio, dopo aver visto miracoli e prodigi da parte del Dio Onnipotente, loro, quando si trovarono in una situazione particolare nel deserto, dove non c'era l'acqua, loro iniziarono a mormorare, e questo fu un grande errore, un grande peccato, che davanti a Dio fu considerata una tentazione, cioè loro tentarono Dio, come dire, dubitarono della grandezza di Dio. In altre parole, possiamo dire che loro furono ingrati, irriconoscenti, furono increduli, perché pur avendo visto la grande potenza di Dio che li aveva liberati, ripeto, li aveva tratti fuori dall'Egitto con segni e prodigi e meraviglie e con il braccio potente dell'Eterno, loro in un certo momento in quel cammino nel deserto, loro iniziarono a mormorare. E questo ci insegna a noi, fratelli, che se noi vogliamo essere il popolo di Dio, alleluia, se noi vogliamo essere il suo gregge, gloria a Cristo, se noi vogliamo essere i veri adoratori dell'Eterno, noi non possiamo mormorare, fratelli, noi non possiamo essere ingrati, irriconoscenti, increduli, iniziare a mormorare, a lamentarci. A volte ci troviamo nella prova, a volte ci troviamo nell'avversità, a volte sembra che ci vengano a mancare le cose di cui abbiamo bisogno, a volte ci vengono a mancare delle cose, umanamente parlando, ma quello che conta è che non ci manca mai la presenza di Dio, e allora c'è sempre un conforto, fratelli, amen. Quanti dicono amen? Quanti hanno il coraggio di dire amen, Signore? È vero, alleluia, anche se a volte ci mancano alcune cose, umanamente parlando, ma quello che conta, cari nel Signore, è che non ci manca la presenza di Dio, che non ci manca lo Spirito Santo, che non ci manca la consolazione di Dio, che non ci manca la fede, che non ci manca quella divina presenza che ci guida nel cammino e che ci rinnova nei momenti difficili e che ci dà veramente il conforto nel deserto che a volte attraversiamo spiritualmente. Noi abbiamo, fratelli, la sorgente, amen, la sorgente dell'acqua della vita con noi, dentro di noi. Perciò anche se a volte attraversiamo il deserto, le prove, le avversità intorno a noi, c'è il deserto, ma quello che conta è che dentro di noi c'è l'acqua della vita. Anche se a volte attraversiamo i momenti bui, intorno a noi c'è il buio, ma quello che conta è che dentro di noi c'è la luce. Allora tu non puoi mormorare, gloria a Dio, tu non ti puoi lamentare davanti al Signore, ma Signore dove sei? Signore come mai mi hai tirato fuori dall'Egitto per venire nel deserto? Signore dov'è l'acqua da bere? Signore
perché mi hai lasciato, non devi mormorare. Se tu mormori, tu non sei un vero adoratore. Il vero adoratore, alleluia, può dire gloria al Signore anche nel deserto. Oh, alleluia, come Giobbe, che anche se aveva perso tutto, in un certo senso aveva perso tutto quello che aveva, lui poteva dire il Signore ha dato, il Signore ha tolto, ma sia benedetto il nome del Signore. Questo è un vero adoratore. Oh, alleluia. Ed è proprio lì nel deserto, nella prova, nell'avversità, che si vede cosa siamo. Si vede se siamo veri adoratori oppure no. È proprio nel deserto che si deve manifestare, alleluia, il vero adoratore. Se tu mormori, tu non puoi essere un vero adoratore. Se tu inizi a lamentarti, tu non sei un vero adoratore. Se tu inizi a questionare Dio, a farti tante domande inutili, ma perché mi succede questo? Ma perché, Signore, se tu fossi con me, io non passerei questa prova? Non è vero. Molte sono le afflizioni del giusto, dice la Scrittura. Amen. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Amen. Sta scritto che tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perciò un vero adoratore, anche se si trova nell'afflizione, nella persecuzione, non può mormorare. I veri adoratori non mormorano, non si lamentano, non dubitano, ma i veri adoratori in Cristo ringraziano Dio in ogni circostanza, al di là, oh alleluia, di ogni circostanza. Un vero adoratore ringrazia l'Iddio che lo ha salvato, anche se ti trovi momentaneamente nel deserto, nell'afflizione, nella malattia, nella penuria, nella mancanza di alcune cose che secondo te non ti possono mancare, secondo te. Umanamente noi a volte pensiamo in un modo, ma Dio permette altre cose per modellarci e per farci capire che noi dobbiamo dipendere da Lui. Ed è lì che si vede se siamo veri adoratori. Oh, alleluia! Guardate cosa poteva dire un vero adoratore, fratelli. Amen. Guardate cosa diceva un vero adoratore come Paolo. Amen. Filippesi 4, verso 12. Amen. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e ad avere fame. Vedete? Ci sono momenti in cui un apostolo può avere fame. Ci sono momenti in cui un servo di Dio può trovarsi nella fame. Ci sono momenti in cui un vero cristiano può passare anche la fame. Ma c'è, fratelli, un proposito di Dio. Ma anche lì, in quella situazione difficile, noi dobbiamo adorare Dio. Amen. Paolo diceva, per lo Spirito Santo, alleluia, ho imparato a essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa, alleluia, in Cristo che mi fortifica. Paolo era un vero adoratore, alleluia. Quanti dicono amen? Quanti dicono anch'io sono un vero adoratore? Non mi importa le circostanze, non mi importa se ho una bella casa oppure adesso non ho la casa. Non mi importa, gloria a Dio, se ho un bel vestito oppure non ce l'ho. Non mi importa se adesso ho tanti soldi o pochi soldi, ma io adoro Cristo. Amen, alleluia. Noi dobbiamo imparare, fratelli.
alleluia, essere veri adoratori. I veri adoratori non mormorano, non si lamentano, non criticano. I veri adoratori, alleluia, ringraziano il Signore, alleluia, in ogni tempo. I veri adoratori, alleluia, si avvicinano a Lui anche nei momenti più difficili e dicono: Signore, grazie, io so che Tu hai il controllo di tutto. Oh, alleluia, io so che la mia vita è nelle Tue mani. Oh, fratello, stai lavorando, adora Dio, sei disoccupato, adora Dio. Amen, alleluia, tutto nel controllo del Signore El Shaddai. Oh, alleluia, ti senti bene, adora Dio. Stai passando una malattia, adoralo ugualmente, perché gloria a Dio, la tua vita è in Cristo e se muori vai con Cristo. Alleluia, lo devi adorare, gloria al Signore. Alleluia, che tu sia in salute o che tu ti trovi nell'infermità. Noi camai derrima soia dobbiamo imparare a glorificare, adorare, innalzare Dio in ogni tempo. Amen, lo dico anche per me, fratelli. Anch'io ho passato tante prove. Pur essendo un cristiano, un figlio di Dio e per la grazia di Dio un servo di Dio, che per la grazia del Signore vivo in comunione con Lui, ma anch'io a volte ho passato momenti difficili in cui non ho avuto una casa, non ho avuto un lavoro, a volte mi mancavano delle cose che secondo me erano necessarie, ma in verità no. Ma anche lì adoravo Dio, anche lì lo adoro, anche lì lo adorerò. Amen? Alleluia! Perché un vero adoratore sa che le sue ricchezze non sono di questo mondo. Un vero adoratore sa che la sua casa è in cielo. Un vero adoratore sa che la sua abbondanza è in Cristo. Non è in quello che noi possiamo avere e possedere in questo mondo. Un vero adoratore non mormora, anche se a volte passa le difficoltà in questa vita materiale, anche se a volte possiamo passare momenti difficili, l'infermità, la malattia, la crisi, la disoccupazione, non importa, ma noi che siamo veri adoratori dobbiamo adorare Dio in ogni momento. Amen, alleluia. Se tu nel momento della difficoltà o dell'infermità o della disoccupazione tu non vuoi più adorare Dio, vuol dire che non sei un vero adoratore. Vuol dire che lo adori solo per convenienza. E allora quella non è una vera adorazione. Alde rei shuri kama, la vera adorazione lo può adorare, lo può ringraziare, può glorificare Gesù in ogni tempo, con il sole o con le nuvole. Amen, alleluia. Oh, gloria al Signore, quanti dicono gloria al Signore. Amen, alleluia. È così, cari, lo voglio ancora dire, lo voglio ribadire. I veri adoratori non mormorano, i veri adoratori ringraziano in ogni circostanza. Amen. Ecco perché il Signore dice in questo, oh alleluia, ecco perché il Signore dice in questo salmo, gloria a Dio, amen, il Signore dice qui nel Salmo 95 che stiamo leggendo, cari nella grazia, amen, abbiamo ancora qualche minuto, gloria, 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 qui nel Salmo 95, che è un richiamo all'adorazione, alla vera adorazione nei confronti del Signore. Qui il Signore dice, amen, al verso 7, nell'ultima parte, dice: oggi se udite la sua voce, poi dice al verso 8, non indurite il vostro cuore. Cioè i veri adoratori sono quelli che non induriscono il loro cuore, anche se attraversano il deserto, che vuol dire la prova,
L'hai mai attraversato un deserto con Cristo? I veri servi di Dio devono attraversare anche il deserto. Amen. Gesù Cristo ha attraversato il deserto. Alleluia. Mosè ha attraversato il deserto. Abramo ha attraversato il deserto. Geremia ha attraversato il deserto. Paolo ha attraversato il deserto. E chi sei tu per non attraversare il deserto? Sei meglio di loro? No, anche tu, anche io dobbiamo attraversare il deserto. Il deserto della prova. Il deserto, alleluia, dei momenti difficili. Il deserto dell'avversità. Ma è lì che noi dobbiamo, per la gloria di Gesù Cristo, dimostrare che siamo veri adoratori. Veri adoratori, veri adoratori in spirito e in verità. Perciò dice: non indurite il vostro cuore. Oh, alleluia. Come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, cioè dove loro mormorarono, loro si lamentarono, loro iniziarono a dubitare, voi non indurite il loro cuore, il vostro cuore, cioè non siate come loro, non seguire l'esempio di questi uomini che caddero nella mormorazione, ma tu mantieni un cuore umile, un cuore puro, un cuore sensibile e adora Dio, ringrazia Dio, glorifica Dio, non lo tentare, non mormorare, non ti lamentare, non dubitare, alleluia, ma tu continua ad avere fede. Amen. Tu continua a lodare il Signore, alleluia, a ringraziarlo. Se adesso ti trovi nel deserto, fratello, sorella, se adesso ti trovi nella prova, nell'avversità, tu devi dirgli: Signore, io ti ringrazio, alleluia, Gesù ti adoro, Gesù ti glorifico, Padre grazie, Dio mio sei grande, io so che tu sei qui con me e che tu mi tirerai fuori dalla prova e che io vedrò la tua gloria. Tu devi avere fede nella prova. I veri adoratori hanno fede nella prova. I veri adoratori non mormorano, i veri adoratori confidano. Amen. Che il Signore opererà, che il Signore farà, che il Signore benedirà. Alleluia. Ma quel popolo che aveva visto le opere di Dio, i prodigi, i miracoli, loro iniziarono a mormorare. E poi dice qui nel Salmo 95 verso 10: per 40 anni, dice il Signore, ebbi in disgusto quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Per 40 anni il Signore ebbe in disgusto, cioè quegli uomini, quelle persone non piacevano al Signore. Il Signore li sgradiva. In disgusto vuol dire che il Signore non li accettava, non li approvava. Il comportamento di loro non era buono davanti a Dio, perché loro iniziarono a mormorare. E il Signore li ebbe in disgusto. Fratelli, i veri adoratori sono uomini che, pur trovandosi nella prova, adorano Dio. Pur trovandosi nella prova, ringraziano, alleluia, Dio. I veri adoratori, alleluia, sono coloro che, pur trovandosi nella avversità, gloria a Dio, danno gloria al Signore. I veri adoratori sono coloro che possono piacere al Signore. Oh, alleluia, i veri adoratori. Gloria al Signore.
Oh, alleluia. Noi vogliamo essere veri adoratori. Non importa le prove che stiamo attraversando. Oh, fratelli cari. Amen. Non importa le circostanze che stiamo vivendo. Non importa il deserto che stiamo attraversando. Noi vogliamo essere veri adoratori. Alleluia. In spirito e in verità. Ringrazia Dio. Non importa la circostanza, adora Dio, confida nel Signore. Alleluia. Perché Dio è fedele, non ti lascia, non ti abbandona. Oh, alleluia. Ristora l'anima, diglielo, è bello averti qui. Alleluia. Digli, io so che tu sei con me nel deserto, nella prova. Tu sei la mia speranza nell'avversità, Signore. Io voglio guardare a te. Io non voglio guardare i problemi. Io voglio guardare a te, Signore. Digli, fammi vedere con gli occhi della fede. Signore, anche nel deserto, fammi andare avanti per fede. Io voglio adorare, voglio ringraziare. Alleluia, voglio essere riconoscente. Signore, anche nella prova. Alleluia. Alleluia, io so che tu mi darai la vittoria, Signore. Io confido in te, Dio della mia salvezza. Alleluia. Amen. Alleluia. 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 Amen. I veri adoratori possono dire questo. La benedizione viene dal cielo, non importa le circostanze, nel nome di Gesù. Alleluia. Prostrandomi ai tuoi piedi, adorerò, sì Signore. Alleluia. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Ti adoro, ti ringrazio. Ti do la gloria. Alleluia. Alleluia. Ti amo Gesù, sei la mia vita, sei la mia forza, sei la mia gioia. Alleluia Padre. Alleluia. Gloria al tuo nome. Amen. Oh, gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Meraviglioso Dio. Reba tarabashore bekenda laikia. Ora mai shei kamandore Isaia. Dal cielo scende la benedizione, sì Signore, ti adoro Gesù, oh ricevi la gloria, ti ringrazio Signore, in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni circostanza, ti ringrazio Gesù, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome di Gesù, alleluia. Ti ringrazio. Io ti adorerò, in spirito e verità.
Grazie, Padre. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù.